Da mister Ficarra a mister Papallo del Monasterace. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a voi, ciao. Ciao. E allora, il Monasterace in settimana si è rinforzato e oggi arriva un pareggio al fotofinish. Mister Ficarra era contento perché dice comunque era uno scontro diretto, avevamo 2 risultati su 3, ma potrebbe essere la svolta proprio perché il pareggio è arrivato all'ultimo istante della partita. L'amico Piero Ficarra è soddisfatto sì per quello che ha detto, ma perché la partita fosse finita 3-0 per noi non sarebbe stato minimamente un furto, perché comunque il loro portiere oggi è stato strepitoso, ha fatto 2 o 3 interventi pazzeschi, una partita da vincere, una partita dove i ragazzi sono riusciti anche a reagire bene su quel gol che è nato anche fortunosamente su una posizione alquanto dubbia, ma pazienza, insomma ci sta, la posizione dubbia non deve essere un alibi, ma una partita dove i ragazzi meritavano assolutamente di vincere, quindi sicuramente il mister Ficarra è soddisfatto del punto preso, anche perché l'ha preso fuori casa. Noi sì, questa settimana abbiamo preso un paio di elementi e qualche altro in arrivo ci dovrà essere, perché sicuramente non è sufficiente. È una rincorsa molto difficile, però già questi elementi da Cremiti a Rafir e a Spadola hanno dato già una consistenza diversa. Contiamo di recuperare in questa sosta anche qualche infortunato e siamo fiduciosi, insomma è difficile, non nascondiamo che sicuramente sarà una rincorsa difficilissima, se non quasi impossibile, però i ragazzi ci credono, noi ci crediamo, i rinforzi arriveranno, stanno già arrivando e oggi già la reazione e la prestazione lascia ben sperare, perché comunque i ragazzi oggi meritavano assolutamente la vittoria, però pazienza. Proseguiamo a lavorare. Mister, le ultime 2 domande le faccio insieme. La prima è se sei contento, diciamo, che la tua squadra non andrà in vacanza subito, ma appunto domenica prossima dovrà giocare proprio contro la Rombiolese. Allora chiedo, si deve fare anche un lavoro sulla testa di un gruppo che comunque al momento non è riuscito a vincerla una partita e che attualmente immagino come obiettivo preminente per raggiungere la salvezza quello del play-out? Sì. Allora, alla prima domanda ti rispondo che da un punto di vista proprio dell'interruzione sì, sono contento che non si vada subito a riposo, perché comunque si dà un pochettino più di continuità alle gare ufficiali, quindi questo qui sicuramente a noi farà bene questa settimana. La seconda domanda, sì, è un problema lavorare sulla testa, perché si innesca un meccanismo di paura nei ragazzi. Anche oggi c'è stata una bellissima reazione, però si vede che comunque c'è un pochettino di paura, c'è un pochettino di timidezza, perché comunque si vuole questa vittoria, la si cerca, ma non la si cerca ancora con una con un certo tipo di cattiveria agonistica che ci servirebbe, perché comunque c'è la paura che si è innescata nel poter poi magari perdere la partita. Su questo sto lavorando tantissimo, sto cercando di dare serenità, sto cercando di far capire ai ragazzi che comunque non osando la giocata, non provando a fare quello su cui lavoriamo, che ci risolverà il problema. Il problema lo si risolverà nel momento in cui la giocata verrà ovviamente provata con tranquillità e nel momento in cui inizierà un pochettino a girare positivamente la sorte, perché comunque delle volte anche un pizzico, certo, di fortuna ti fa uscire fuori un risultato che ti sblocca anche mentalmente. Oggi per esempio sullo 0-0 abbiamo preso un palo su un calcio di punizione e abbiamo sbagliato un gol con Criniti di testa, perché oggi tra l'altro la partita è stata condizionata tantissimo dal vento. E lì avessimo magari sbloccato noi, magari la partita sarebbe andata diversamente, quindi anche un episodio del genere ci potrebbe dare una mano anche da un punto di vista mentale, quindi su questo sto tantissimo attento che i ragazzi superino questo tipo di situazione, però sto vedendo alcuni ragazzi, soprattutto gli under dei ragazzi, crescere in maniera esponenziale. Abbiamo giocato oggi con Passarelli 2003, che da 3-4 partite che sta facendo benissimo, Paparo 2001, Zappavigna 2002, Cimino 2004, noi abbiamo fatto giocare nel 2004, quindi da questo punto di vista stiamo lavorando su un doppio binario, che è quello sicuramente di potenziarla, di dargli l'esperienza giusta per provare a rincorrere questo miracolo che è la salvezza,
ma dall'altro stanno venendo fuori dei ragazzi che sicuramente, se sarà prima categoria o se sarà promozione il prossimo anno, saranno pronti. Per Monasterace sono delle risorse che io definisco inestimabili, perché sono ragazzi del posto, tra l'altro. Bene. Ragazzi del posto su cui stiamo investendo tantissimo tempo e tantissimi sacrifici, e i ragazzi ci stanno dietro. Quest'anno non so se ci salviamo, ma sicuramente queste risorse ce le ritroveremo nei prossimi anni in maniera eccellente, questo sono sicuro.